Un gentile ringraziamento a BioSense per l'invito, un gentile ringraziamento ai moderatori e ai colleghi. Ok. Allora, noi sappiamo che la fibrillazione atriale è una malattia comune sicuramente ma molto seria, in quanto aumenta il rischio di stroke di 5 volte. L'aumento del rischio di stroke è simile alla fibrillazione atriale parossistica persistente e permanente, e gli stroke associati con la fibrillazione atriale sono generalmente più severi di quelli associati ad altre cause, conferendo così un aumentato rischio di morbidità e mortalità. E ovviamente questo rischio tende ad aumentare con l'aumento dell'età. In questo studio prospettico, che è lo studio Atria, che fu pubblicato nel 2001, si calcolava che nel 2050 saranno affetti da fibrillazione atriale ben 2 milioni di pazienti. Ma molto importante è anche questo registro canadese, che è praticamente un registro sulle ammissioni in pronto soccorso di pazienti affetti da ictus ischemico, dove si vedeva che dei pazienti che erano sottoposti a terapia con warfarin, circa il 29% si trovavano con un warfarin subterapeutico. E oltre al fatto che mantenere un range terapeutico al di sotto del valore giusto sicuramente espone maggiormente ad un ictus ischemico, ma è anche vero che un range terapeutico più alto favorisce sempre di più un sanguinamento intracranico, e di qui quindi la necessità dei nuovi anticoagulanti orali, che non solo possano avere delle minori interazioni con i cibi ricchi di vitamina K, ma allo stesso tempo che potessero avere anche delle interazioni minori con una serie di farmaci a cui invece non può essere associato il warfarin. Di qui il rivaroxaban, la pixaban e l'edoxaban, che ancora non è in commercio, che sono gli inibitori del fattore 10A, e il dabigatran, che è un inibitore della trombina. Ognuno di questi farmaci ha dimostrato la propria efficacia con un grosso studio prospettico randomizzato effettuato su un grosso numero di pazienti, e da questi studi prospettici randomizzati si è stabilito che tutti i nuovi anticoagulanti orali sono non inferiori per la prevenzione dello stroke rispetto al warfarin, che hanno simili o minori eventi di sanguinamento maggiore, hanno ridotto significativamente il rischio di emorragia intracranica e hanno ridotto di fatto la mortalità. Allo stesso tempo presentano un rapido onset e offset di azione, non è richiesto bridging, hanno effetti anticoagulanti più stabili, non è richiesto un monitoraggio dell'INR e non hanno interazioni con cibi vitamina K correlati, oltre che con minori interazioni con farmaci. Allo stesso tempo hanno anche un facile uso, e allo stesso tempo anche una facile prescrizione, anche se insomma il piano terapeutico dell'AIFA non è proprio di facile uso da parte del medico. Ma hanno allo stesso tempo anche dei limiti, non ci sono dei dati di follow up a lungo termine, non hanno l'antidoto tutti tranne il dabigatran, di cui attualmente è in commercio l'idarucizumab, hanno una breve vita, e il fatto che non ci sia un monitoraggio continuo dell'INR comunque possono maggiormente esporre ad una bassa aderenza oppure a una minore frequenza di contatti con i clinici. Di fatto questi farmaci, dalle linee guida dell'ESCO 2012 attualmente ancora in uso, si sono guadagnati la classe 1A come farmaci raccomandati per la prevenzione dell'ictus ischemico nei pazienti affetti da fibrillazione atriale non valvolare, e allo stesso tempo queste linee guida hanno anche aperto ai pazienti che avessero un CHA2DS2-VASc di tipo 1, e che quindi allarga di molto anche la popolazione. Molto importanti sono anche le linee guida pratiche che sono state pubblicate nell'agosto del 2015 dall'ERA, e qui sicuramente è stato chiarito anche il concetto poi di pazienti con fibrillazione atriale non valvolare, tant'è vero che la controindicazione di fatto è stata limitata solo ai pazienti portatori di protesi valvolari meccaniche, oppure pazienti che avessero una stenosi mitralica severa o moderata, oppure un'insufficienza mitralica moderata. Di fatto potrebbero essere eleggibili all'uso dei nuovi anticoagulanti orali anche i pazienti che hanno bioprotesi valvolari, oppure pazienti sottoposti ad interventi chirurgici di riparazione della mitrale, oppure pazienti che siano stati sottoposti ad intervento per TAVI. È chiaro che non è corretto dire che questi farmaci di fatto non abbiano nessun tipo di interazione con altri farmaci, tant'è vero che il dabigatran, per esempio, è controindicato in associazione al dronedarone, al chetoconazolo, alle ciclosporine, agli inibitori delle proteasi per l'HIV, e allo stesso tempo il verapamil è in grado di aumentarne di molto, per esempio, la concentrazione ematica, e per cui andrebbe assunto 2 ore dopo, e allo stesso tempo il dosaggio andrebbe sicuramente ridotto. Sicuramente interazioni ci sono anche per il rivaroxaban, come ci sono per la pixaban e anche per l'edoxaban, che comunque ancora non è in commercio.
Di fatto questi farmaci, nell'assunzione di questi farmaci bisogna stare attento sicuramente ai parametri renali, tant'è vero che il dabigatran è controindicato nei pazienti che abbiano una funzione, una clearance della creatinina al di sotto dei 30 ml al minuto, mentre per quanto riguarda la pixaban, l'edoxaban e il rivaroxaban sono sostanzialmente controindicati in pazienti che abbiano una clearance al di sotto dei 15 ml al minuto. Sul discorso del sanguinamento, mentre sul dabigatran ormai c'è di darucizumab, per gli altri attualmente le uniche possibilità sono o concentrati protrombinici oppure il fattore 7 ricombinante. Basta di fatto che da dire che l'antidoto comunque del warfarin non ha un effetto immediato, per cui sarebbe un problema anche per il warfarin stesso. Di fatto, in questo lavoro pubblicato dal New England recentemente, è stato testato che l'andexanet alfa sembrerebbe essere un ottimo antidoto sia in termini di efficacia che di sicurezza, oltre che di rapidità, agirebbe in pochi minuti per tutti gli inibitori del fattore 10A, per cui prossimamente probabilmente uscirà anche questo tipo di antidoto. Per entrare in particolare nel merito della mia discussione, una recente meta-analisi basata sui risultati dei principali trials che aveva messo in confronto i nuovi anticoagulanti orali verso gli inibitori della vitamina K e poi uno studio prospettico randomizzato che era l'XVERT che metteva in confronto il rivaroxaban con gli antagonisti della vitamina K, anche se era stato effettuato solo su 1504 pazienti e quindi non sufficiente a dimostrare la non inferiorità, di fatto questi studi suggeriscono che i nuovi anticoagulanti orali sembrano essere una valida alternativa efficace e sicura rispetto agli antagonisti della vitamina K nella prevenzione del rischio tromboembolico nei pazienti affetti da fibrillazione atriale non valvolare sottoposti a cardioversione elettrica. In questa flowchart si può vedere che possono essere sottoposti a cardioversione elettrica pazienti che abbiano almeno 3 settimane di scoagulazione con i nuovi anticoagulanti orali, ovviamente verificandone l'aderenza. Nel momento in cui non fosse così, può essere utile eseguire un eco transesofageo per vedere eventualmente la presenza di trombi e qui in questo caso ci sono un po' di pareri discordanti perché nel caso in cui dovesse essere trovato poi il trombo c'è chi propone che possa essere prolungato il trattamento con i nuovi anticoagulanti per un mese, chi propone invece lo switch ad eparine a basso peso molecolare ad alto dosaggio, oppure chi propone lo switch proprio agli antagonisti della vitamina K. Mentre nella fibrillazione atriale di neoinsorgenza, cioè ovvero al di sotto delle 40, di sotto o di 48 ore, non ci sono dati che dimostrano la superiorità dei nuovi anticoagulanti orali rispetto alle eparine a basso peso molecolare. Per quanto riguarda l'abiazione transcatetere, si sa che gli eventi tromboembolici ed emorragici preprocedurali rappresentano serie complicazioni dell'ablazione transcatetere con radiofrequenza della fibrillazione atriale e che l'incidenza degli eventi tromboembolici varia dallo 0,9% al 7% in base alla strategia anticoagulativa usata nel periodo periprocedurale. Di fatto l'unico studio prospettico randomizzato, che è uno studio COMPARE, che si occupava del management diciamo, degli anticoagulanti orali, durante la procedura ablativa era stato pubblicato dal gruppo di Biase e che praticamente dimostrava che la non discontinuazione del warfarin rispetto alla interruzione del warfarin con bridge ad eparine a basso peso molecolare nei pazienti da sottoporre ad ablazione della fibrillazione atriale allora riduceva non solo lo stroke periprocedurale ma anche i sanguinamenti minori. Allora si parlava di eventi tromboembolici periprocedurali, eventi che avvenissero fino a 48 ore dopo la procedura e questo studio era interessante perché comunque erano stati dei pazienti, facevano parte anche un discreto numero di pazienti affetti da fibrillazione atriale persistente e long standing e quindi ad alto rischio. Di fatto nello studio era stato dimostrato che i pazienti nel gruppo della non discontinuazione del warfarin era stata una significativa riduzione dello stroke periprocedurale e allo stesso tempo c'era stata una significativa riduzione dei sanguinamenti minori. Poi in uno studio pubblicato successivamente sempre da DiBiase si era visto che nel gruppo con la discontinuazione del warfarin e quindi col bridging c'era stato anche un maggior numero di lesioni silenti tromboemboliche che erano state viste con la risonanza magnetica dell'encefalo, ma c'è un dato anche qui in questo grafico interessante perché un 7% erano pazienti che erano in terapia con non discontinuazione del warfarin ma non complianti e quindi che non riuscivano perfettamente a mantenere il range. Di qui il tentativo quindi di poter studiare anche i nuovi anticoagulanti orali per quanto riguarda la gestione della terapia anticoagulante
nei pazienti affetti da, cioè nei pazienti che dovessero essere sottoposti ad ablazione della fibrillazione atriale. E se i primi dati erano stati abbastanza discordanti, in quanto in questo studio prospettivo osservazionale pubblicato nel 2012 si dimostrava che sostanzialmente la non discontinuazione del dabigatran in confronto al warfarin aveva aumentato non solo il rischio di sanguinamento ma anche di eventi tromboembolici rispetto proprio al warfarin stesso, anche se poi una serie di meta-analisi avrebbero rivalutato un attimo questo tipo di discorso, mentre invece questo studio prospettico osservazionale sempre pubblicato nel 2014 dimostra che la non interruzione del rivaroxaban sostanzialmente è sicura ed efficace nella prevenzione del sanguinamento e dei rischi tromboembolici alla pari della non discontinuazione del warfarin. Non ultimo questo lavoro pubblicato nel 2015 sulla Pixaban, sempre dal gruppo di Biase, in cui la non interruzione della Pixaban dimostra nei pazienti sottoposti ad ablazione della fibrillazione atriale di essere efficace nel prevenire sia gli eventi tromboembolici silenti valutati con la risonanza magnetica senza che ci fosse un rischio di sanguinamento maggiore. Infatti, allora, in questo studio per di più ugualmente c'era un discreto numero di pazienti affetti da fibrillazione atriale persistente e long standing e si era visto che non ci sono state differenze nell'endpoint composito sanguinamento e complicanze emboliche tra il gruppo della Pixaban e il gruppo del warfarin, e la risonanza magnetica era stata negativa per ischemia cerebrale silente per il sottoinsieme della popolazione nel gruppo della Pixaban e nessun paziente aveva sofferto di stroke e TIA. Importante anche questo studio prospettico randomizzato invece del gruppo di Cappato su rivaroxaban rispetto alla non interruzione della vitamina K, anche se allora in questo studio erano stati randomizzati circa 248 pazienti in modo omogeneo e si era visto che però la maggior parte dei pazienti sono affetti da fibrillazione atriale parossistica, quindi più a basso rischio. Di fatto non c'è stata una differenza sostanziale negli eventi tromboembolici tra il gruppo del rivaroxaban e quelli degli antagonisti della vitamina K, idem negli eventi di sanguinamento sia maggiore che minore. Uno degli ultimi lavori pubblicati è questo registro monocentrico pubblicato su GSI nel 2016 del gruppo di Amburgo, che invece praticamente stabilisce che non ci sono grosse differenze di complicazione tra i vari tipi di NOCE e che questi sono assolutamente comparabili per sicurezza ed efficacia al warfarin nella gestione dei pazienti sottoposti a fibrillazione atriale. E in più loro propongono uno schema procedurale secondo cui 2 giorni prima dell'ablazione andrebbero interrotti i nuovi anticoagulanti orali senza bridging, durante la procedura verrebbe somministrata eparina e poi sei ore dopo dare la metà del dosaggio dei nuovi anticoagulanti orali per poi passare il giorno dopo al dosaggio pieno. Di fatto i nuovi anticoagulanti orali hanno dimostrato di essere non inferiori per efficacia agli antagonisti della vitamina K nella prevenzione degli eventi tromboembolici nei pazienti affetti da fibrillazione atriale non valvolare e sono altrettanto sicuri non aumentando il rischio di sanguinamento. Sembrano essere una valida alternativa agli antagonisti della vitamina K nella gestione dei pazienti da sottoporre a cardioversione elettrica o farmacologica e sembrano inoltre essere efficaci e sicuri al pari degli antagonisti della vitamina K nella gestione della scoagulazione durante le procedure di ablazione transcatetere con radiofrequenza della fibrillazione atriale non valvolare. I dati che verranno dai prossimi studi prospettici randomizzati in corso ci permetteranno sicuramente di avere più certezze. Grazie.